con quella. Ma non è vero, ragazzi, è pucciosissima! E soprattutto, ciao ragazzi! Questa è la video ricetta di Natale e oggi faremo la casetta di bambino zenzero. Sì, adoro lo zenzero. Nevica! No. È la cucina di Natale. No, ma va bene lo stesso. Cominciamo. 113 grammi di burro, li mettiamo in una piccola. Vai. Anzi, no, io metto lo zucchero di canna. Sapevo. Dritti nella casseruola. Io metto lo zenzero. Aspetta, tra un attimino. Versiamo poi 250 grammi di dolce di leche all'interno. E gli americani ci mettono sciroppo di mais, no, no, oppure quello che chiamano sciroppo d'oro, che si appiccica stranamente alle dita. Buono? E adesso è il momento delle spezie. Matti ha già il cucchiaino, perché metteremo 4 cucchiaini di cannella, immancabile nei dolci di Natale. Io metto la cannella. E 4. Io metto lo zenzero. Di zenzero. Per chi non è amantissimo dello zenzero, ne può mettere anche un po' di meno. Ragazzi, e lo stesso. Sapete, sì, che la cannella fa un po' stasintiga. Con tutte le spezie un po' così. Hai messo, sì, 3 o 4, Matti? Sono 3. Belle che polverose. Uno, allora. Allora 4. Del futuro, oh, composto. Sarà super cannelloso. Vai, zenzerino. È il momento dello zucchero. L'ingrediente preferito da Matilde. Zucchero di canna. Si assaggia per vedere se è buono. Quanto? Anche babbo conferma. 250 grammi. Ed ora questo composto va sul fuoco. Tutti, guardate, al fornello, ragazzi. Cos'è? Una colata, ma deve diventare bella fluida. La farina quando la mettiamo? Subito dopo. E poi l'impasto sarà già pronto. Fidatevi della... Cosa fai, Matti? Della renda di Natale, ragazzi. A che temperatura? È bassa temperatura, Ale, va benissimo. Benissimo. Non dobbiamo caramellare, ma solo sciogliere. Oh oh oh, quando è pronta la mia cosetta di pan di zenzero? Quel signore barbuto, Ale, chiede. Quasi, quasi. Un attimino. Si è sciolto intanto, però. Io prendo anche una cosa. Quelle serviranno ti dopo? Assaggio io. Le meringhette di zucchero. Sì, su 810 grammi di farina, va benissimo 00, farina per dolce. L'importante è che non abbia dentro agenti lievitanti. Questa oggetta è molto buona. Oltre che buona. Sì. Deve essere tanto resistente. Perché? Perché? Perché è tanto densa ed è tanto appiccicosa. Brava. Dovremmo fare, infatti, delle vere... Ho perso qualcosa? No, niente, un po' di barba bianca. Dobbiamo infatti fare delle pareti molto resistenti. Oddio, oddio. Qua bisogna mescolare. La regina della frusta e anche la regina del mestolo. Permesso. Credo che al signore barbuto potrebbe piacere, cosa dici? Sì, sì. Sì, sì. Non si spreca neanche un pochino di dolce. Peccato che non l'ho conosciuto. Peccato. Caro Nicolò, ci aiuti? Può versare pian piano 310 ml di latte? Meglio così, intero. Poco poco, E pian piano mescolare. Dobbiamo ottenere un impasto veramente appiccicoso, denso. Confermo, è appiccicosissimo. Soltanto chi estrarrà il mestolo. Dall'impasto. Sarà il re della frusta. Del mestolo. E potrà e mettere... Il signore barbuto! Voglio mangiare la caverna di zenzero con dentro un mestolo! Assolutamente no! Ora la mettiamo in frigo per almeno 4 ore. Se volete anche tutta la notte per stare tranquilli e poi continueremo con la lavorazione dell'impasto. Ebbene, cosa ci sarà qua dentro? Cemento! Cemento! Vediamo, peso, vediamo. Direi che potrebbe essere. Vai, voglio provare a mettere il dito. È durissimo, ragazzi. Allora, adesso ne afferriamo. Sì, circa 2 grosse cucchiaiate. E le mettiamo sulla carta forno. Dopo, siccome è molto molto compatta, la schiacceremo col mattarello. Ma non me, ma mettendoci sopra dell'altra carta forno, in modo da fare un panino. Dobbiamo stenderlo per ottenere uno strato di circa 0,5 cm. Forza, forza, Nicolò, forza. Voglio muscoli. Ciao papà! Ciao Mati! Questo, ragazzi, è il modello della casa che potete scaricare al link qui sotto in descrizione e stampare con la stampante di casa. Lo metterete sopra per capire se avete smatterallato, come si dice, Ale? Non lo so. Insomma, materellato, un po' devo smatterellato, sì. Grazie Nicky. Abbastanza. Inferniamo stanco, è il mio lavoro questo. Ta 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 ta. In questo modo la carta non si attaccherà alla nostra pasta.
Nevicata. Con un coltello lungo facciamo gli spigoli esterni. Con un coltello più piccolo invece facciamo i dettagli. I più difficili sono i quadrotti delle finestre. Se non avete stampante a disposizione, vedete, sono riportati anche i centimetri, quindi potete ricostruire su un foglio di carta lo stampo della casetta. Adesso tagliuzziamo e acceleriamo! Facciamo un po' di biscotti. Allo zenzero. Io in forno. Dopo aver messo prima le pareti per un quarto d'ora circa in frigo. Mettete un pollicione. Eccolo, è già pronto. Inforniamo per circa 15-20 minuti. Finché non vedete che i bordi del vostro pan, perfetto, pan di zenzero, iniziano a scurirsi. E adesso facciamo la renna. Oh, oh, oh. Nel frattempo prepariamo la ghiaccia reale. Due albumi bianchi d'uovo, eccoli qui, e 500? 500 grammi di farina. Farina? No, è zucchero a velo! Scusate, un lapsus. Non mettete la farina, mi raccomando. No, vai. E adesso con la frusta. Vai, agita la frusta. Bassa velocità, Per amalgamare gli ingredienti. Oh oh oh, vedo una cosetta sfornata. E credo sia anche molto buona dal profumino. E anche i biscotti. Anche i biscotti saranno la loro. Glassa. Il banco di prova della nostra glassa. È la ghiaccia. Sono tornato. Bentornato, Nicky. Sai che è stato quel tizio con la barba? Ah, ancora. Chi è? Chi è? Tanto viene. Non mi viene, sì. Non sappiamo neanche l'identità. Iniziamo ripassando il bordo. Vai, vai. Vedete come la ghiaccia si appiccica perfettamente. E daremo un bel aspetto innevato alla nostra casetta. E schiacciare in due è meglio. Vediamo l'applicazione. Molto nevoso. Facciamo anche il rosone. E adesso Nicolò con la punta asterisco, ecco, andrà a fare dei puntini decorativi. Spostiamo, mi raccomando, con molta delicatezza il nostro biscottone. Schiaccio. E applica. Io faccio il solaio, bello pieno di crema. Sarà super goloso da assaggiare. Inseguimi. Vieni, sì, vieni. Posso provare io? Che gola. Insegui me. E sopra le finestre facciamo le onde. Però assaggiamo come sono i biscotti. Come sono? Buoni. Questa pasta è molto dura, pensata proprio per fare la casetta. Ovviamente è commestibile, ma diciamo la sua funzione principale è quella decorativa. E io, ragazzi, faccio le tegole del tetto. Una per una. Sì, è un po' come fare la coda di una sirena. Non sbagliare. No. Non preoccupatevi se le righe non vengono drittissime, è l'effetto della neve. Guardate come cade bene su questo alberello che ha fatto Ale. Prima che si asciuga la ghiaccia, mettiamo le meringhette. Sono dei cumuli di neve, è perché ieri sera proprio nevicato sulla nostra casa di pan di zenzero. Ora lasciamo asciugare per un paio d'ore prima di assemblare. Guarda che spettacolo! È carinissima! Ma adesso arriva la parte più delicata, quella dell'assemblaggio. Facciamo una bella striscia di ghiaccia qua. Un po' come fosse della colla. Nicolò avvicina la facciata e le colleghiamo. Per aiutare a fare stare su le pareti finché si indurisce la ghiaccia, Ladybug e Chat Noir ci aiuteranno Ladybug. Ovvero utilizziamo delle tazze, che quindi sono pesanti, ma che come vedete sono anche cilindriche. Seconda parete. E ora mettiamo il frontale. Wow, manca solo il tetto. Per quello aspettiamo una notte, perché la ghiaccia si secchi bene e indurisca. Montandola, qualche pezzettino è cascato. E noi ce Ma lo dopo siamo... si può sistemare. È vero. Noi ce lo siamo assaggiato per bene, confermiamo che è buona. E adesso mettiamo anche un'altra tazza all'interno per bloccare la posizione. Approfittiamo della ghiaccia rimasta per rafforzare le giunture. Per evitare che la ghiaccia si secchi tra un'operazione e l'altra, basta metterla in frigo, in un contenitore ermetico. Buonanotte, casetta! È passato un giorno e la casa è rimasta su! E in piedi! Ce l'abbiamo fatta! Togliamo le tazze. Attenta, mamma. Tieni. Prima di mettere il tetto. Eccolo qua, con tutte le sue decorazioni. Un po' di magia. È andato un tono ancora più buono. Vedi che nel frigo viene mantenuta bene? È morbida?
mettiamo le lucine dentro, così la casa sembra abitata, ragazzi. Notate la porticina? L'abbiamo lasciata un po' aperta. Sì, così dopo l'ospitalità del Natale. Adesso una bella, mi sembra colla manonetta, una bella ghiacciata da una parte, una ghiacciata dall'altra. Un'assaggiata, Matilde mancava in effetti. E speriamo che vada tutto bene. Non guardare. È caduta, è caduta. Allora, adesso Ale devi tenerlo in posizione finché non scivola. Cioè, finché non scivola. Finché smette di scivolare. No, che spettacolo, fammela vedere di là, faccio un giro. Bellissimo. Che bella. Non ci credevate? È super carina. Riempite tutti gli spazi vuoti con abbondante. Mamma, sta cadendo da questa parte. L'ho vista. Ho detto abbondante. Dentro questa casa nevica. È bellissimo. Pensa che è bello avere una casa in cui entra la neve. Magari una stanza di tutte. Ecco, facciamo una stanza e basta. Sì, hai ragione, Nicky. Anche Matilde e Nicolò sono provvisti di ghiacce, ma non Guarda solo. Ci spugli, vero? Non solo per assaggiare. Siamo armati anche noi. Ma anche pericolosissimo. Scusate che la giro prima. Faremo anche il giardino, sfruttando quindi il tagliere. Poi il attenzione. Ce la fa. No, ma che bella. Troppo. Scusa, ma se noi la lasciamo sempre così, non serve mettere l'altra parte del tetto, giusto? Ma così non si vede la porta. Hai ragione. Vai, Matti. Allora, schiaccia bene forte e poi fai un bel giro, perfetto, e sali su. Abbondiamo sul colmo. Dobbiamo riempire tutti gli spazi vuoti. Io sto facendo un po' i sassolini qua della stradina. Io sto preparando il camino. È della stessa grandezza della pancia di Babbo Natale? Sì. Avete fatto le prove, ragazze? Guardate Ale, che attenzione. Che bello. È il momento decisivo, Guardate. Il camino è importantissimo. Io ho fatto le rosette nel giardino. Molto belle. Speriamo non ci caschi il camino sopra. E sapete, la parte più bella è leccare la pentola. E la cosa ancora più bella è vedere la casa finita. Ragazzi, eccola qui. Sapete cosa? Cosa? Solo una cosa. È vero, ci vuole la spolverata di neve sopra, ovvero lo zucchero velo. Attenzione. Vai, fai nevicare. Nevicata di coppia! Un po' di fuliggine! Un po' di fuliggine! Dentro casa! Ci sono voluti 3 giorni, ragazzi, tra cotture, asciugature, leccate, cotture, asciugature. E nevicate. E si fermo a vedere i dettagli. Esatto. La stradina di prima, chi l'ha fatta? Io. Nicky. Con la punta a rosa. Con la punta a rosetta. Sempre con la punta a rosetta, qua ho fatto degli sbuffi per chiudere i buchini. Hai fatto bene, così anche non si vedono. Sopra. C'è un'impronta! Non sono stata io. Chi è stato? È già stato Babbo Natale, ragazzi. Sì. Quella cos'è? Uno zoccolo di regno? Guarda qua. A me pare di aver visto qua. Un dito. Aspetta che vengo a vedere. Qua ho messo delle foglioline di vischio con anche le bacche. Così ci si può dare un bacetto quando si va a casa. Ho messo, mi pare, anche prima, mi ha spiegato, c'è spugli. Molto bene. E io ho messo il tetto storto. Cioè? Vediamo. E le tegole sono artistiche. Le tegole di qua? Non ci credo. Ricordatevi di montare la bene la casa. Qual è? Assaggiare. È vero, è vero. Adesso noi lasciamola così un po'. La lasceremo così decorativa durante fino a Natale, diciamo. Ok? È Natale? E a Natale assaggiamo? Sì. Ovvio. E come faremo ad assaggiarla? Conviene cominciare dal camino. Camino, porta. Ah, motosega. No, dai, usiamo come il lupo dei 3 porcellini. Poi nel tetto, poi da lì, poi in ordine. Esatto. Così non abbattiamo mai tutto insieme. E poi magari aprendola, se cosa ci troviamo dentro? No. I regali. Sapete una cosa? Pensate una cosa, faccio così a Natale. Con te non tutta distrutta. No! A noi è piaciuto forse più farla del risultato finale. Che però puccioso. Però è puccioso. E se a voi, ragazzi, questo video è piaciuto, mettete un pollicione! E non provate ad entrare nel camino se non siete Babbo Natale. E neanche dalla finestra. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!